le piante sono state forse salvate. Hanno frenato la corsa in autobus. Ciò che è certo è le conseguenze per i 38 passeggeri e i due conducenti perforati sono finiti all'alba in una scarpa sezione di Valle Saccarda. Lo scuolabus finisce una scarpata a Pontremoli, in Toscana bambini contusa, due codice rosso. Potrebbe essere stato un massacro, dice un soccorritore. L'unica attualmente un cittadino nordafricano, non stato ancora identificato e che stava guidando un'auto rimasta coinvolta, con altre tre auto, in un riarrangiamento della catena quando l'autobus è arrivato, l'autista si è fatto per evitare le auto accidentali e nella manovra ha sfondato il guardrail, finendo sull'argine di una scarica. Prognosi. L'autobus Flixbus è iniziato da Lecce, diretto a Roma. On board, con i due piloti, diversi studenti, lavoratori e anche diversi turisti, persino stranieri. L'incidente è avvenuto all'alba, poco dopo 3:30. Ho sentito solo l'incidente, dice uno di loro. La ricostruzione è stata esaminata dalla polizia stradale e per incidente la magistratura ha aperto un file, ma sembra accertare che l'autobus sia finito fuori strada nel tentativo di un tentativo evita alcune macchine. All'inizio si dicevano due, poi quattro fermi la carreggiata verso Napoli, che aveva tamponato. Il conducente ha tentato manovra disperata a non finire su di noi, ma dopo aver girato a sinistra ha colpito il binario guardia e dopo una coda testa è finito nell'argine che precede ripida scarpa il veicolo pesante. Un nordafricano morì all'istante, sarebbe un cittadino ivoriano, venditore ambulante. Incidente sulla 16, Flixbus finisce in una scarpata. Stavamo dormendo, allora il botto, ecco cosa è successo. Dinamica, l'uomo stava guidando un'auto che sembra procedere ad alta velocità e su cui c'erano altri stranieri, che il sospetto della polizia fosse irregolare erano diretti a Napoli. Uno degli stranieri è ricoverato in ospedale. Gli altri due o tre sono fuggiti a piedi e sono ricercati. Nella palestra Grotta Minarda, è stato allestito un pronto soccorso. 27 passeggeri di autobus sono stati trasferiti qui, che hanno subito lievi lividi negli arti e nel collo e per 10 essi era necessario in ospedale per ulteriori indagini in ospedale. Nel tardo pomeriggio sono stati dimessi. Maggiori condizioni critiche, tuttavia, nonché per il non io viaggiava con la vittima, per giovane guidava un'altra delle auto coinvolte anche lui è una prognosi riservata dopo i medici hanno riattaccato il polso intrappolato nel riarrangiamento dell'incidente in autobus sulla 16 riporta alla memoria si è verificata recente, L8 maggio. Sulla 373 State Road della Costa Amalfita una delle curve di Forcine portano a Ravello l'autista e, un giovane a 28 year old, aveva appena lasciato gruppo turisti e stava tornando garage.